Salve a tutti, buon pomeriggio. Ancora non c'è nessuno collegato, aspettiamo un po' che si colleghi qualcuno e cominciamo questa nuova rubrica di A casa con il Bosso, l'appuntamento del lunedì con la biodiversità. Intanto vedo che ci sono già due, tre persone che si sono collegate. Attendiamo ancora qualche minuto prima di iniziare questa rubrica. Siamo. Intanto vi saluto tutti chi si è collegato. C'è chi arriva prima, chi arriva dopo, però ci siamo quasi tutti, ecco. Bene, allora già comincia a salire il numero delle persone che si è collegato. Intanto ridò ancora una volta il buon pomeriggio a tutti, amiche ed amici del Bosso. Siamo qui ancora per un altro lunedì con questa nuova rubrica sulla biodiversità. Simone Di Benedetto, ti saluto anche a te, salve a tutti. Questa nuova rubrica sulla biodiversità che oggi è dedicata ai laghi, con un approfondimento proprio sul lago, uno dei laghi più grandi, lago più grande che abbiamo in Abruzzo, che è il lago di Campotosto. Avremo con noi diversi ospiti. Intanto volevo iniziare, diciamo, giusto con come consuetudine, con una premessa e sull'introduzione di questo argomento di oggi. Vediamo un po', insomma, vediamo un po' di questi laghi in Abruzzo. Di laghi in Abruzzo ne abbiamo di tanti tipi. La maggior parte di questi laghi sono comunque tutti di origine artificiale, ad eccezione di qualcuno che vedremo poi, e del lago che purtroppo abbiamo uno, il terzo lago più esteso d'Italia, che purtroppo non abbiamo più, che è appunto il lago del Fucino. Proprio sul lago del Fucino volevo iniziare questa, diciamo, questa introduzione alla nostra puntata. Buongiorno anche a te, Raffaele, buongiorno Barbara, buon pomeriggio. La rubrica intanto ringrazio, colgo l'occasione perché ho visto Raffaele per dire che la rubrica è condivisa sulla pagina Facebook del Bosso e ricondivisa anche sulla pagina Facebook dei nostri amici di Borghi d'Abruzzo, che saluto affettuosamente. Stiamo dicendo dei laghi abruzzesi, quindi i laghi abruzzesi, la maggior parte di essi sono di origine artificiale, poi vedremo qualche eccezione. Il lago più grande, il terzo lago più grande d'Italia che avevamo, purtroppo oggi non l'abbiamo più, è appunto questo, il lago del Fucino. Pensate, era un lago che si stima raggiungesse i 155 km quadrati e con una profondità massima di 22 metri. Questo lago purtroppo oggi non l'abbiamo più perché fin dai tempi dell'antica Roma Giulio Cesare, che tentò inizialmente di prosciugare questo lago con un tentativo, direi quasi maldestro, ma non ci riuscì del tutto. Mentre poi nel 1852, purtroppo, io diciamo da biologo naturalista, devo dire purtroppo, con questa bonifica che si fece ad opera dell'ingegnere Alessandro Barisse ed Alessandro di Torlonia, praticamente si riuscì in 25 anni a prosciugare tutto il lago del Fucino. Ovviamente la nostra rubrica che parla di biodiversità, eliminare un ambiente naturale significa, come abbiamo visto anche nelle altre occasioni, comportare una perdita di biodiversità. E vediamo, andando avanti,
Quali sono gli altri laghi che oggi sono, diciamo, presenti nella nostra regione? Ce ne sono veramente tanti di questi laghi, laghi che si sono formati prevalentemente da quelli che sono sbarramenti fatti da dighe, quindi da sbarramenti artificiali. Soprattutto la maggior parte sono per scopi idroelettrici, quindi per la produzione di energia elettrica nel territorio della nostra regione, sono stati sbarrati i fiumi e si sono creati questi laghi. Alcuni esempi sono il lago di Bomba, il lago di Barrea, il lago di Casoli, di Provvidenza, Serranella, San Domenico. Alcuni no, insomma, di questi laghi, adesso lo vediamo, Capodacqua, insomma, di questi artificiali. E tra questi c'è anche ovviamente il lago di Campotosto, ma su questo mi soffermerei più avanti. L'unico che attualmente, diciamo, a parte i laghi di, diciamo, di alta quota, come il lago di Campo Imperatore, il laghetto del Silente, il lago di Pantaniello, insomma, che sono laghi comunque che si formano dallo scioglimento delle nevi, sono queste formazioni carsiche, insomma, rimane quest'acqua che formano questi laghetti molto ricchi di biodiversità, soprattutto per la presenza anche di diversi anfibi molto importanti a quelle quote. E, ad esempio, una curiosità sul lago del Silento, una curiosità che mi ha visto, diciamo, in quanto tempo fa il National Geographic, per girare un documentario proprio lì nel Sirende, mi chiamo per fare una valutazione di incidenza per girare appunto il documentario. Loro volevano fare un carotaggio per vedere se questo lago è un lago che si è formato da un impatto di un meteorite. Questa è una curiosità, diciamo, che diciamo, si porta avanti ormai da un po' di tempo. E per vedere questo, il National Geographic appunto voleva fare questo carotaggio nel fondo del lago per vedere se le rocce erano, diciamo, schiacciate, metamorfosate da questo impatto meteoritico. Purtroppo questa cosa non è stata possibile fare perché la regione non ha dato, diciamo, la possibilità di fare questa operazione. E oggi si ipotizza che potrebbe essere un laghetto formatosi da un impatto con un meteorite, ma alcuni così, altri no, insomma, c'è ancora una controversia in corso. L'altro lago, invece, forse uno degli unici laghi più grandi di tipo naturale che abbiamo in Abruzzo è quello di Scanno. Lago di Scanno che però è un lago che si è formato per l'interruzione del fiume Tasso con una frana che si è staccata dal Monte Rava, una frana che risale molto probabilmente a tantissimi anni fa, sicuramente in un periodo post-glaciale. Grazie a tutti, intanto vi saluto, siete tantissimi a salutarci, grazie, poi cercherò di salutarvi uno a uno, c'è anche il sindaco di Tollo che saluto, Angelo Radica. Ora abbiamo visto un po' così, una carrellata generale su quelli che sono i laghi abruzzesi, ma oggi vogliamo puntare l'attenzione sul lago di Campotosto. Il lago di Campotosto che appunto si trova nel parco, che è il Parco Nazionale Gran Sasso, e qui aggiungo, ho fatto una slide dove c'è proprio il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che sono due montagne tra loro praticamente completamente differenti, però rientrano entrambe nello stesso parco, vuoi per conformazione geologica che comunque ha comportato questa differenza di formazione geologica di queste due montagne, anche una differenza di quella che è la vegetazione che poi si trova su queste montagne, ma anche gli utilizzi che vengono fatti di queste montagne. Ma magari di questo ne parleremo approfonditamente in un'altra occasione.
Volevo però soffermarmi un attimo per dare qualche numero di quello che è il parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Questi sono dati che ho ripreso pari pari dal sito del parco. È uno dei parchi sicuramente più estesi d'Italia, con 150.000 ettari, parliamo di 150 km quadrati. È un parco che comprende il territorio di 3 regioni, 5 province, 44 comuni. È un parco dove c'è molta, molta, parliamo di biodiversità. È un parco molto ricco di biodiversità. Avremo modo tra poco di diciamo parlare di questi numeri, magari anche con la dottoressa Tinti, che fra poco si aggiungerà a noi. È un parco dove ci sono 51 emergenze floristiche, 59 orchidee spontanee, 2 piante carnivore. Magari Daniela, se ci ascolta, fra un po' ci dirà quali sono queste 2 piante carnivore, sono curioso. 2.651 piante censite, 139 endemismi. Endemiche in Italia, 12 sono endemiche solamente del parco, quindi l'endemismo, come abbiamo già detto più diverse volte, sono quelle piante, animali, insomma quelle specie che si trovano in un territorio ristretto. Quindi 139 sono presenti solamente in Italia, 12 solamente ed esclusivamente nel parco del Gran Sasso. Abbiamo 11 coppie di aquile reali, 500 cervi, 1.000 camosci. Questo è un numero, insomma, che mi fa felice. Infatti, tanti anni fa ho lavorato in un progetto di LIFE, di reintroduzione proprio col parco del Gran Sasso, di queste specie di camosci, del camoscio che prima era camoscio d'Abruzzo, adesso si chiama camoscio appenninico, perché l'abbiamo distribuito al di fuori anche del nostro territorio regionale, la regione Abruzzo, sui Sibillini, nelle Marche. Quindi è stato cambiato, riadattato questo nome anche all'Appennino. E 120 lupi distribuiti in 20 nuclei riproduttivi. Insomma, un parco veramente molto ricco di biodiversità. Ma per tornare a noi, qui magari chiederei a Daniela se è possibile intanto di collegarsi, che ancora la vedo perché la mia introduzione sta per finire, e volevo proprio a lei porre una domanda, soprattutto su questi laghi, insomma, e soprattutto sul lago di Campo Tosto. Il lago di Campo Tosto, di cui parleremo oggi, è un lago, ovviamente, ma ne avremo modo anche di approfondire su questi argomenti. E, quando, diciamo, dopo alla fine dell'era glaciale, quindi si era praticamente in questa zona, si era formato un bacino paludoso con una forma a Y, aveva questo bacino paludoso. E da questo bacino paludoso poi, insomma, fino in passato veniva utilizzato soprattutto dai residenti come pascolo di bestiame. Alla fine del 1800 si scoprì una cosa molto, diciamo, interessante da un punto di vista dell'utilizzo, che era quello della presenza della torba nel fondo di questa, diciamo, di questo terreno paludoso. E da lì si cominciò proprio l'estrazione della torba, che proseguì fino al circa il 1924. E fino allora, poi successivamente, furono fatte 3 dighe che sbarrarono appunto alcuni fiumi che si trovavano, soprattutto il rio Fucino, che si trovava lì in questa piana, questa zona di Campo Tosto, e si formò questo grosso lago che oggi è uno dei laghi artificiali più importanti, diciamo, almeno come viene detto, d'Europa. Non vedo Daniela, eccola qua, sì. Allora, intanto introdurrei i nostri due ospiti di oggi che abbiamo Eliseo Strinella. Buongiorno Eliseo, e
La dottoressa Daniela Tinti, buongiorno Daniela e grazie Buongiorno. per essere di nuovo con noi anche oggi. Daniela, Eliseo è nuovo, infatti lo vedo abbastanza rigido. Rilassati, Eliseo, tanto siamo tre amici. Eliseo, ma che stai a casa mia? Visto? Cioè, lo stesso tipo. Cioè, avete lo stesso tetto, ecco. Assolutamente. Ciao, Abbiamo. buon Buongiorno. pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, allora. Eccoci qua. Allora, Daniele, stavamo parlando un po' così di Campo Tosto, ma la nostra Campo rubrica Grigio. appunto sulla biodiversità. La biodiversità è, diciamo, dove c'è acqua, dove c'è vita, ovviamente in queste zone, soprattutto lacustri, sono aree ad alto valore di biodiversità. Ma questo è sempre vero ed è una domanda che voglio porre appunto alla nostra cara dottoressa Tinti. Daniela, ti passo la palla a te. Sicuramente la domanda mi fai sempre delle grandi domande retoriche tu. È quasi sempre vero, però ecco, dovendo oggi parlare del lago di Campo Tosto, che è un lago artificiale come molti altri laghi che hai menzionato tu, non si può nascondere che sicuramente si tratta di alterazioni dell'ambiente naturale, quindi difficile dire valutare se questa manipolazione così pesante sul territorio sia da considerare un foriera di biodiversità di elevato valore o no. Nel caso del lago di Campo Tosto, non so se l'hai già detto perché ho sentito un po' l'introduzione un po' a spezzoni, l'allagamento della vallata è andato a cancellare una delle torbiere più importanti dell'Europa meridionale. E quindi dire se questa mossa è stata vantaggiosa per la biodiversità oppure no, io ti direi di no. Adesso forse non so se Eliseo è d'accordo, perché magari io parlo, diciamo, da un punto di vista prettamente botanico, forse lui dal punto di vista ornitologico c'ha altro da aggiungere. Su questo non lo so, poi magari faremo un confronto. So che dovrebbe, fra poco, non so se riesce a collegarsi anche con noi, ci sarà un nuovo ospite che è la Monica di Francesco, la dottoressa Monica di Francesco, che da Milano cercherà di collegarsi insieme a noi appunto per darci un contributo sulla conoscenza e quindi per capire di più sulla biodiversità anche del lago di Campo Tosto. Però magari faremo un confronto più tardi per capire sotto i vari aspetti, sotto l'aspetto faunistico, sotto l'aspetto botanico, che cosa è successo con, diciamo, la creazione di questo lago artificiale poi. Va bene, allora io con il mio intervento vi dimostrerò che dal punto di vista botanico c'è stata una perdita di biodiversità, anche rilevante perché riguarda non solo il luogo di cui stiamo parlando, che è il bacino del lago di Campo Tosto, ma questa perdita di biodiversità ha avuto in alcuni casi una rilevanza che riguarda tutta l'Italia peninsulare. Però per arrivarci faccio un attimo un passo indietro perché è importante capire di cosa stiamo parlando, cosa sono le torbiere. Le Sì. Quando torbiere, non so se hai già. vuoi, io ho la tua presentazione da condividere, quindi le tue foto. Ok, va bene, puoi mandare la prima foto, vediamo. Ah sì, Allora. ok. Sì, le torbiere diciamo che sono sostanzialmente degli accumuli di torba. E la torba, forse non tutti lo sanno, è a tutti gli effetti una roccia ed è classificata come roccia sedimentaria organogena. Perché? Perché si forma per la deposizione di materiale organico poco trasformato, poco decomposto, che subisce nel tempo un processo di fossilizzazione e carbonizzazione. La torba la conosciamo come usato in floricoltura per la coltivazione delle piante acidofile, perché poi lo vediamo perché,
ma in passato veniva utilizzato come combustibile. E a questo proposito, la foto che fai vedere tu adesso, che stai facendo vedere, si riferisce ai lavori di escavazione della torba. Questa foto è del, se non mi sbaglio, del 1925, che sono cominciati quindi prima dell'allagamento della vallata. Cioè, quindi diciamo che la creazione del lago è andata ad intervenire in una situazione già abbastanza compromessa, proprio dall'escavazione della torba da utilizzare come combustibile. E, la torbiera del lago di Campotasso si è probabilmente cominciata a formare tra i 12 e i 15 mila anni fa. E come abbiamo potuto risalire a questa datazione? Abbiamo potuto farlo perché le torbiere rappresentano dei veri e propri archivi storici in cui il materiale vegetale che si deposita in questi strati di torba rimane praticamente inalterato, ed è quindi possibile trovare in questi strati resti vegetali ma anche animali praticamente integri, mummificati. E tra questi resti ci sono i pollini che arrivano dai boschi, dalle praterie circostanti, si spostano col vento, vanno a cadere in questo deposito torboso e là rimangono depositati. Perché come si formano le torbiere? Perché a un certo punto, 12.000 anni fa, proprio nella valle di Campotasso, si è iniziata a formare una torbiera? È un processo complicato che necessita di equilibri di acidità del suolo e apporto di acque meteoriche abbastanza complessi, e equilibri anche delicati, che se vengono poi alterati viene meno tutto quel processo, si interrompe. Comunque, nel caso del lago di Campotosto, la torbiera si è venuta a creare per impaludamento di una valle che era boscata. Questo si è potuto capire nel 1922, c'è uno studio sulla torbiera di Campotosto che ha consentito un po' la ricostruzione del paesaggio della valle e anche di un'area circostante abbastanza ampia. Quindi quando il drenaggio dell'acqua che arriva per via meteorica non è equilibrato, non drena l'acqua e ristagna, si viene a creare una condizione di saturazione e dunque di mancanza di ossigeno, per cui questi resti vegetali che si depositano non vengono completamente decomposti e dunque si ha questo accumulo di torba che cresce e che può raggiungere anche spessori rilevanti. Ovviamente non è che dove c'è ristagno d'acqua si crea una torbiera, le torbiere sono ambienti piuttosto rari già per natura. In più, come abbiamo detto e come possiamo vedere da queste foto, vengono sottoposti a varie pressioni, quindi escavazione di torba, bonifiche, e nel caso del lago di Campotosto, per scopi idroelettrici, quindi che ci fosse o non ci fosse la torbiera a quel punto era irrilevante, però la valle si prestava per la creazione di un invaso a scopo idroelettrico. Nel 1939 sono iniziati i lavori di sbarramento della valle per la creazione del lago. E quindi è andato distrutto praticamente tutto l'ambiente che c'era nella valle. Le torbiere, oltre ad avere questo interesse come archivio storico, oltre a essere già rare di per sé, sono interessanti dal punto di vista botanico perché ospitano delle specie che sono in grado di adattarsi ad ambienti estremi, quali appunto l'elevata acidità e la mancanza di ossigeno. Poi rispondo alla domanda che hai fatto prima sulle piante carnivore, perché tra le specie ospitate dall'ambiente di torbiera ci sono proprio alcune piante carnivore. Bene, infatti l'ho letto sul sito del parco, quindi ho detto quale migliore occasione per saperne di più, insomma. Sì, comunque li dobbiamo aggiornare quei numeri. Va bene. Bene,
Quindi le specie che vivono nelle torbiere, abbiamo detto, sono già rare di per sé, in più sono ambienti che vengono aggrediti da vari interventi e quindi anche le specie che vegetano nelle torbiere tendono a rarefarsi, a volte ad estinguersi. Nel caso del lago di Campotosto abbiamo la fortuna, tra virgolette, di avere un censimento botanico fatto però da un geologo, ma meglio di niente, pubblicato sugli Annali di Botanica nel 1907, che ci segnala un elenco di circa 130 specie, quindi nel 1907, quindi ben prima della creazione del lago, ma diciamo durante l'escavazione della torba. Quindi già lui riferisce di un ambiente compromesso e riferisce di osservare la sostituzione delle specie tipiche dell'ambiente di torbiera o di palude con specie di ambienti differenti. Quindi già lui osserva che c'è un'alterazione e in un certo senso una perdita di biodiversità. Però ci segnala delle specie interessanti perché rare, e di alcune di queste specie esistono tutt'oggi i campioni d'erbario conservati all'erbario centrale di Roma, all'erbario generale di Roma. Non so se può andare avanti con le immagini. Allora, qua vediamo l'escavazione della torba. Ecco, qua vediamo come è cambiato l'ambiente con la creazione delle dighe. Le rive del lago si presentano, sono molto eterogenee, per la maggior parte si presentano come vedete in queste foto, ossia come si presentano tipicamente nella maggior parte dei laghi artificiali, quindi sono scoscese e aride, ma in alcune altre zone, vai avanti con le foto, ci sono invece degli ambienti quasi integri, diciamo, dove le rive digradano in maniera e degradano dolcemente nell'acqua del lago e quindi si mantengono degli ambienti che ospitano specie di pregio. Vai ancora un po' più avanti, così arriviamo, perché avevo saltato. Ecco, questa è una, qui è dove cresce la pianta carnivora di cui ti parlerò dopo. Ancora avanti. Ecco, questa è una, va bene. Ecco, questi sono i campioni d'erbario che abbiamo fotografato a Roma. E sono, adesso non so se si riesce a leggere il cartellino, non credo, comunque sono firmati da Cecchettani, che è questo geologo che si è preso la briga di raccogliere e identificare 130 specie che vegetavano nella torbiera nel 1907. Allora, queste sono, ho selezionato tre foto di tre campioni d'erbario che si riferiscono a tre specie, a tre delle 17 specie segnalate da Cecchettani che oggi non abbiamo più ritrovato sulle rive del lago. Quindi questo è Comarum palustre, che è una rosacea, una piccola rosacea. Vai un po' avanti. Quindi Comarum palustre, questa è Carex lasiocarpa, una ciperacea, e poi l'ultima, il Salix rosmarinifolia, un piccolo salice arbustivo. Queste tre specie sono tipiche delle torbiere alpine e trovavano nella località di Campotosto l'unica stazione dell'Italia peninsulare. La scomparsa da questa stazione, quindi, ha determinato non solo l'impoverimento della biodiversità della valle del lago di Campotosto, ma ha determinato l'impoverimento della biodiversità riferita a tutta l'Italia peninsulare. Perché ad oggi queste stazioni sono presenti solo sull'arco alpino, queste specie. Bene, insieme a queste però c'è da dire che alcune delle specie che lui ha segnalato, ripeto, delle 130 segnalate da lui, 17 non le abbiamo ritrovate. Di queste 17 però, mancando il campione d'erbario, che fa un po' da riscontro, che fa un po' da prova, diciamo che alcune, il dubbio che lui abbia identificato correttamente ce l'abbiamo, e qui vorrei spendere proprio veramente una parola sull'importanza degli erbari come testimonianza di cioè, sono degli archivi importantissimi perché ci permettono a distanza anche di svariati decenni, anche di secoli, di verificare se
una pianta era presente o non era presente in un determinato territorio in una certa epoca. Un campione d'erbario, chiaramente, per avere questo tipo di valore deve essere sempre accompagnato da un cartellino, e in questo caso il campione di Cecchettani lo sono, che riportano la località di raccolta, la data e il nome del raccoglitore. Questi sono i dati fondamentali che un campione d'erbario, per avere un valore scientifico, deve per forza portare con sé. Quindi diciamo che su queste 17 specie, di alcune che la loro presenza sia reale ce l'abbiamo il dubbio, però sicuramente molte sono andate perdute con la creazione del lago. Chissà, non so, la prima puntata abbiamo parlato della genista pulchella subspecie aquilana, che è una specie endemica esclusiva abruzzese, che in tutto il mondo cresce solo in una località nei pressi della città dell'Aquila, e abbiamo detto come, e che è stata descritta recentissimamente nel 2005, abbiamo detto come abbiamo rischiato di perderla senza neanche sapere che esistesse. Quindi davanti a situazioni di questo tipo viene anche da chiedersi, chissà se abbiamo perso qualcosa che non abbiamo neanche mai conosciuto. Comunque queste sono così speculazioni che lasciano forse un po' il tempo che trovano, ma anche no. Sicuramente qualcosa non lo conosciamo di quello che c'è stato e abbiamo perso. Sotto vari aspetti, non solo botanici. Non solo botanici, beh. Anticipo, perché vedo Eliseo che si sta un po' arrabbiando, no? Comunque, viceversa, la creazione del lago ha favorito anche l'ingresso di specie che prima non c'erano, come tutte quelle specie acquatiche tipo Potamogeto, Tony e Miriofilo, ma sono comunque indice di un ambiente di valore elevato. Va bene, Eliseo, dopo ci parli degli uccelletti che sono arrivati col lago. Prima intanto c'è anche una domanda molto interessante che ci è stata fatta da Mauro Gironi, ve la posto qui, in cui lui ci dice, poi pensiamoci un attimo, so rispondere adesso fra un po', quale impatto geologico e naturalistico può aver avuto lo svuotamento del lago del Fucino, e se si può dire che in qualche modo è stato compensato dalla creazione del lago di Campo Tosto. Devo rispondere io? chiunque, stai qui, siamo... Guarda, sul lago del Fucino sinceramente non sono a conoscenza di studi che abbiano permesso una comparazione tra prima e dopo, non credo che ci siano dati. Però, insomma, boh, per me la risposta è abbastanza scontata. Io sono un po' integralista. Adesso parlare di compensazione, io lo porto sempre come esempio di un paradosso proprio pazzesco, il fatto che sia stato prosciugato il Fucino e creato il lago di Campo Tosto. Sinceramente non saprei come rispondere diversamente, non credo che si possa parlare di compensazione. Ecco, infatti, sicuramente dal punto di vista naturalistico, poi dal punto di vista, uno può affrontare questo argomento sotto mille aspetti, economico, paesaggistico, cioè, dal punto di vista della biodiversità, sicuramente, diciamo, togliere quelli che sono ambienti comunque naturali, che sono, diciamo, si sono formati in secoli di diciamo adattamenti di quelle che sono le specie animali e vegetali in quel determinato ambiente, travolgere quell'ambiente e magari ricrearlo da un'altra parte non è la stessa cosa. Quindi sicuramente difficile pensare a un effetto di compensazione su questa cosa qua, però sicuramente viene da pensarlo, però sarebbe secondo me proprio quasi a livello di delirio di onnipotenza pensare di aver compensato il Campo Tosto, il Fucino col Campo Tosto, cioè adesso non lo so. Poi anche Eliseo ti puoi esprimere anche tu, non è... Sì, no, Daniela, allora il lago di, come in questo, diciamo, è un confronto che ho avuto anche in altre occasioni.
anche con altri botanici, diciamo. E io dico sempre, il lago di Campotosto alla fine ce lo siamo ritrovati, quindi cerchiamo di prendere il meglio, no? Non è che l'abbiamo fatto io e te, quindi alla fine cerchiamo di carpire quelli che sono, diciamo, gli aspetti migliori dopo la creazione di questo lago. Sicuramente. Guarda che io adoro il lago di Campotosto, mi piace tantissimo. Sì, no, ma non era diretta a te, era più, diciamo, una battuta. Sicuramente il consolidamento negli anni della comunità ornitica, soprattutto per quello che riguarda gli uccelli acquatici, ad oggi sappiamo con certezza che rappresenta una delle aree più importanti lungo la dorsale appenninica per lo svernamento e per la sosta di migliaia di uccelli acquatici, e soprattutto molte di queste specie rientrano poi nell'allegato 1 della direttiva uccelli, quindi sono specie di altissimo pregio. E quindi diciamo questo è l'aspetto. Poi è chiaro che la perdita di biodiversità sotto l'aspetto botanico, sicuramente questo va anche comunque contemplato, però ecco, io sono un po' di parte perché essendo un ornitologo comunque adesso non è che voglio dire che non c'è rimasto più niente a Campotosto. No, assolutamente. Anche dal punto di vista botanico sicuramente rappresenta ancora una delle zone più interessanti del parco, ma forse anche d'Abruzzo. Daniele, intanto c'è una domanda abbastanza provocatoria per te, te la pubblico. Qualcuno addirittura gli dedica sì, dai, vabbè, Alfonso, dai, avevi detto che mi facevi domande difficili, non provocatorie. Il Senacin equidens abbiamo abbondantemente parlato, Campotosto c'è purtroppo, anche se nel comprensorio della laga generalmente è molto meno diffuso che sul Gran Sasso perché trova condizioni meno idonee, però Campotosto c'è. E andrebbe radicato, sì. E c'è, guarda caso, laddove le rive sono ripide, scoscese, dove è più evidente l'alterazione che c'è stata per la creazione del lago. E per quanto riguarda la canzone, sì, è una canzone stupenda e avremo modo di ascoltarla. Bisogna andare nell'apposita pagina, diciamo, o sul canale YouTube del Daniela Tinti and the Flowers, ma presto. No, se Eliseo ha finito vado avanti perché non vorrei, sì, adesso ho messo in evidenza tutti gli aspetti negativi della creazione del lago, però stavo dicendo è sicuramente ancora una delle aree più interessanti dal punto di vista botanico del parco e forse anche l'Abruzzo. C'è un lavoro abbastanza completo, un censimento abbastanza completo, dato che trattasi della mia tesi di laurea, e poi in seguito approfondita insieme a Fabio Conti e Fabrizio Bartolucci. Quindi c'è un censimento abbastanza esaustivo, una checklist completa delle specie che vegetano. L'area di studio comprende la fascia tra le rive del lago e la strada circumlacuale. Raramente dove c'era un ambiente un po' più interessante siamo andati a monte della strada e questo studio ci ha portato a censire 674 specie, che non è un numero basso se pensiamo che l'area di studio è tutta sulla stessa curva di livello, che è 1300 metri, 1320, cioè praticamente l'escursione altimetrica è ridottissima, ma c'è transetto, di fatto è come fosse un transetto che le rive del lago disegnano intorno alla valle, e si incontrano una serie di ambienti molto diversificati tra loro che ospitano tantissime specie vegetali. Le più interessanti sono quelle che erano preesistenti alla creazione del lago e che hanno trovato rifugio dove i torrenti e le sorgenti creano ancora le condizioni adatte. Di queste 674 specie, 150 circa hanno un certo interesse conservazionistico, ne abbiamo parlato la volta scorsa, ossia sono specie endemiche, rare, vulnerabili,
tutelate da qualche legge regionale o normativa europea. Dunque, se vai avanti con le foto, ne vediamo alcune. Sì. No, questa te l'ho mandata per sbaglio, però... Ecco, questa è una specie, Risimum repandum, che è una specie praticamente che noi abbiamo rinvenuto durante questo censimento e che è risultata essere nuova per l'Italia peninsulare, quindi nuova per l'Appennino, quindi alcune le abbiamo perse, altre le abbiamo ritrovate anche per... Però non è venuta con l'ago, perché l'abbiamo trovata noi. Se vai avanti, questo è solo il campione d'erbario, però ci tenevo a farvela vedere proprio perché era un ritrovamento rilevante. Questa è la Meniantes trifogliata, trifoglio fibrino, è una specie legata agli ambienti umidi, paludosi, ed è molto rara in Abruzzo e in tutta Italia, è molto rara. A Campotosto ce ne sono un paio di stazioni e ha questo fiore particolarissimo con questi petali cigliati, veramente particolare. Vai ancora avanti, nello stesso ambiente cresce per esempio la calpa palustri, le cardamine, e anche dovrebbe essere la prossima, ecco, questa è la pianta carnivora, una delle due piante carnivore, delle due sottospecie di Pinguicula vulgaris che abbiamo nel parco. Questa è Pinguicula vulgaris, subspecie vulgaris. L'altra pianta carnivora presente nel parco è la sottospecie vestina, che invece è di ambienti montani. E le piante carnivore sono specie tipiche degli ambienti dove c'è accumulo d'acqua, perché la saturazione nel suolo di acqua determina una carenza di ossigeno, l'abbiamo detto prima, che impedisce la completa decomposizione del materiale organico e dunque determina una carenza di alcune sostanze nutrienti, tra cui azoto e fosforo. Le piante carnivore hanno trovato un sistema abbastanza complesso per compensare questa carenza, che è quello di procacciarsi il cibo animale e digerirlo direttamente sulla superficie delle foglie. Le piante carnivore sono dotate di si chiamano trappole, sono delle foglie metamorfosate che hanno la capacità di attrarre la preda, intrappolarla e digerirla tramite la secrezione di enzimi proteolitici. Nel caso della pinguicola, se guardate bene nella foto si vede, la trappola non è altro che la foglia sulla cui superficie è cosparsa di peli ghiandolari che producono una sostanza collosa, e da questo deriva il nome italiano della specie, che è erba unta. Praticamente questa sostanza collosa intrappola le prede, che in genere sono molto piccole, cioè le chiamiamo piante carnivore così per impressionare un po' il pubblico, in realtà sono piante insettivore che riescono a malapena a intrappolare piccolissimi moscerini. Il moschino rimane appiccicato sulla superficie della foglia e, dibattendosi per cercare di liberarsi, non fa altro che stimolare la foglia ad accartocciarsi su se stessa. Si vedono un po' i bordi della foglia un po' arrotolati al margine. Quella tende a richiudersi per formare proprio come una specie di stomaco vegetale, e dopodiché la foglia secerne degli enzimi proteolitici che digeriscono la preda direttamente sulla superficie fogliare. Cecchettani ci aveva segnalato la presenza di un'altra specie carnivora per Campotosto, che è l'Utricolaria minor. Non mi ricordo se ti ho messo la foto, forse è la successiva. No, questo è l'Oriofora. Una gialla, una col fiore giallo, cioè? No. No. Va bene, comunque l'Utricolaria, lui la segnala come Utricolaria minor, in realtà sembra che tutte le Utricolarie dell'Abruzzo siano da attribuire all'Utricolaria australis. E l'Utricolaria ha una trappola diversa, cioè le foglie sono metamorfosate in vescicole ricoperte da peli, e quando vengono avvicinate
Quando vengono i peli toccati dalla preda, la vescicola scoppia e, risucchiando l'acqua, perché è una pianta che vive in acqua questa, praticamente cattura anche la preda, la risucchia dentro la vescicola, in cui vengono poi secreti gli enzimi fotolitici e digerita la preda. Questo era un piccola parentesi sulle piante carnivore. È arrivata anche, scusami, Monica, la dottoressa Monica Di Francesco, che aggiungo alla nostra conversazione. Sì. Come nuova ospite. Ciao a tutti, questo Ciao. È proprio un'emozione. Ciao, Monica, con piacere rivederti e averti con noi. Io sono veramente felice di questa idea. E mi sono inserita purtroppo solo adesso. Va bene, meglio tardi mai. Continuo ad ascoltarvi volentieri. Benissimo, allora continuiamo con Daniela. Dici poi. Daniela. Sì, ma sono quasi arrivata, vi faccio vedere giusto qualche specie carina, vediamo che cosa c'è da raccontare. Per il resto ci dobbiamo andare al lago di Campotosto e vederle le piante. Se vai avanti, Christian. Sì. Allora. Sì, questo è l'Eriophorum latifolium, fa parte sempre di quelle specie legate agli ambienti palustri, torbosi. In realtà Cecchettani ci segnalava Eriophorum angustifolium, ma abbiamo il dubbio che l'abbia confuso con questa specie che è tuttora presente. Fa questi pennacchi molto suggestivi, una specie molto bella. Vai avanti. Questa è un'orchidea, leggevo prima una domanda che riguardava l'orchidea, ho intravisto. Sì, se vuoi te la rimetto, ce n'era anche un'altra che magari mettiamo fra un po', intanto metto questa sulle orchidee. Eccola qua. Delle 130 piante selezionate nel 1970. Allora, adesso delle orchidee che segnalava Cecchettani, sinceramente non mi ricordo, Sofia. Abbiamo perso un attimo, Daniele, forse, è caduta un attimo la linea. Comunque, dicevo, nell'elenco la domanda l'hai vista? Sì, la stavo leggendo. Nell'elenco di Cecchettani quante specie di orchidee, sinceramente adesso non me lo ricordo, però te lo posso far sapere. Ad oggi ci sono presenti parecchie orchidee al lago di Campotosto, questa è una, la dactiloriza incarnata, e poi se vai avanti ci dovrebbe essere anche l'Ophrys, no, questa è l'Epipactis palustris, anche un'altra orchidea, e poi c'è anche l'Ophrys insectifera, di cui non ti ho mandato la foto. No, e Sofia, te lo faccio sapere delle orchidee segnalate da Cecchettani. E se vai all'ultima foto, ecco, questa è una specie apparentemente non bella come le orchidee, che infatti attraggono sempre la curiosità di tutti. È una crucifera, una brassicacea, ed è la Carnamine apennina. Questa specie è stata descritta recentemente, dopo il nostro primo studio sulle rive del lago, ed era conosciuta prima per l'Abruzzo sotto un altro nome, che è Carnamine pratensis, subspecie granulosa. Mentre noi facevamo i nostri studi per censire le piante sulle rive del lago, siamo stati contattati da uno specialista di Carnamine della Repubblica Ceca, lui è ceco, Karol Marold, che stava facendo una revisione del gemine di questo gruppo di Cardamine un po' in tutta Europa, ed era stato interessato dai nostri campioni raccolti sulle rive del lago di Campotosto. È venuto a vedere questa specie, e dalla conoscenza che lui si era fatto di questa Cardamine pratensis granulosa in altre zone, ha capito che la specie che viveva nell'Appennino centrale era una specie nuova per la scienza, era diversa, e l'ha dedicata appunto all'Appennino, chiamandola Cardamine apennina.
E la cosa bella da sapere è che il locus classicus della specie, che è praticamente, secondo il codice di nomenclatura botanica, quando un botanico descrive una specie, deve innanzitutto fornire un campione d'erbario che si chiama typus, il campione typus, che sta a testimoniare qual è esattamente la specie che lui ha descritto, e poi deve indicare il locus classicus, che è il luogo in cui lui ha raccolto il campione typus. Il locus classicus della cardamine apennina è Campotosto, per l'esattezza una località vicino a Mascioni. E quindi diciamo che il nome di Mascioni e Campotosto resterà per sempre legato alla descrizione di una specie nuova per la scienza, che è cardamine apennina. E questa specie è endemica dell'Appennino centrale, ossia in tutto il mondo si ritrova solo sui Sibillini, Monti della Laga e Gran Sasso, ed è abbastanza rara. C'è una domanda anche da parte del nostro carissimo amico Osvaldo, che saluto. Ciao Osvaldo, che ti fa una domanda. Ciao Dani, ti faccio una domanda. L'aristolochia è considerata una pianta carnivora? È presente nel parco? Sì, allora l'aristolochia è presente nel parco con diverse specie, ne stanno almeno due o tre specie così a mente. Però non è classificata come specie carnivora, perché allora è vero che la forma del fiore ricorda un po' la trappola di alcune specie carnivore, ed ha anche la capacità di intrappolare, tra virgolette, alcuni insetti, ma intrappolare è un po' eccessivo, perché poi quelli vengono rilasciati, cioè la funzione del fatto di attrarre l'insetto e intrappolarlo momentaneamente all'interno del fiore è una funzione legata all'impollinazione e non al procurarsi sostanze nutritive. La ristolochia non ha la capacità di secernere enzimi proteolitici e digerire le prede. Perlomeno questo è quello che so io. Sei trovato. C'era pure una domanda però su questo penso che sarebbe stato opportuno avere un geologo per rispondere. È una curiosità, c'è una correlazione tra lo svuotamento del Fucino e il grande sisma del 1915. Io sinceramente non saprei che dire, perché... No, non ho idea. Grazie Tiziano per avermi fatto una domanda a cui non sappiamo rispondere. Veramente gli eventi sono abbastanza... diciamo quasi concomitanti, se vogliamo, però dire se è così, almeno io non saprei. Non lo so, Tiziano, informati e facci sapere. Benissimo. Allora, Dani, grazie. Se tu hai, diciamo, hai concluso con la tua presentazione, noi volevamo passare magari nel vedere questo lago di Campotosto sotto un altro punto di vista, quindi a parte le piante, insomma, abbiamo detto che sicuramente da un punto di vista della vegetazione qualcosa si è perso col lago, con la creazione di questo lago, magari qualcosa è arrivato in più, correggimi se sbaglio. Ma sicuramente da un punto di vista almeno degli uccelli, di quella che è la fauna prevalentemente, l'ornitofauna, sicuramente il lago di Campotosto rappresenta una degli ambienti più, diciamo, interessanti, soprattutto dal punto di vista sia della biodiversità, ma anche dal punto di vista di quelli che sono i bird watcher, che vanno comunque ad osservare questi uccelli, perché sicuramente è uno dei posti qui in Abruzzo dove è possibile vedere tante specie. Però di questo, Eliseo, dici qualcosa tu? Ti vedo che c'è il microfono muto, aspetta che... Ecco, adesso no, adesso... Sì. Vedi un po'? Sì, adesso c'è. Benissimo.
No, l'avevo sbloccato, ti sentivi? Non lo ribloccare. Non tocca niente, lì sei. Dico la presentazione, dico. Eccolo qua. No, no, non tocco niente. No, dico. Ah, cioè, no, hai ribloccato un'altra volta, non toccare niente. Aspetta, e non ti sentiamo. Aspetta, Eliseo, scusa che faccio una cosa, ti levo e ti rimetto. Ecco, Mi adesso puoi. senti Adesso adesso? ci sei, sì. Vai, Elise. Mi senti adesso? Come no, Mi ti sentiamo? senti? Sì. Cristian? Come? Mi senti, dico? Ok, quindi No, lancio la presentazione. Si vede? sì, ti sentiamo. Si vede La la presentazione. presentazione? Ci siamo? Sì. Ok. Dico, la presentazione è condivisa, si vede? Ok, Sì, a posto, sì. allora possiamo andare. Volevo, ecco, Vai. volevo appunto. Io comunque, ecco, non avevo toccato nulla comunque, quindi probabilmente c'è stato qualche problema. Qualche problema forse da Diciamo parte che mia. comunque. Probabilmente. Tornando, diciamo, al discorso, all'aspetto ornitologico, no? Del lago di Campotosto. Poi, in realtà, questo bacino sempre, diciamo, da sempre è stato interesse sotto l'aspetto ornitologico, e probabilmente già prima della creazione dell'invaso c'erano stati degli interessi. Infatti, ci sono delle pubblicazioni risalenti probabilmente proprio, diciamo, a quando era presente l'altopiano, perché comunque lì comunque gli animali sicuramente durante il periodo anche primaverile si allagava questo altopiano, e quindi c'era sempre, diciamo, presenza di avifauna. Infatti, i primi lavori risalgono, diciamo, al 1947. Poi c'è stato diciamo, un proseguimento anche delle attività di ricerca, e soprattutto poi con la nascita della riserva, perché la riserva poi è nata nell'84. Oggi sappiamo che è inserita all'interno, diciamo, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Ma il bacino di Campotosto è anche un IBA, quindi è una zona molto importante sotto l'aspetto appunto ornitologico. È una ZPS ed è anche un SIC. Scusa, che cos'è l'IBA, Eliseo? È Important Birding Area, sono delle aree che vengono, diciamo, codificate attraverso, diciamo, da BirdLife International, quindi da questa viene dato quest'acronimo, questo è l'importante appunto dell'aspetto ornitologico di queste aree. E poi, come ho detto, anche una ZPS e un SIC, e quindi diciamo che questo elevato livello di conservazione ha permesso negli anni anche l'aumento, insomma, di quello che è la biodiversità, e soprattutto dell'aspetto ornitologico del lago. Questo è il lago, diciamo, visto dall'alto. Questa è una foto dell'amico Roberto Iezzi. E per quanto riguarda la checklist degli uccelli, ad oggi comprende 217 specie. Di queste, diciamo che 142 specie erano già state segnalate in precedenti lavori, e poi noi abbiamo riconfermato, mentre ben 50 specie che non erano mai state contemplate, quindi sono state trovate e individuate. Diciamo, da noi, da quando è nata la stazione ornitologica. La stazione ornitologica è nata nel 2006, con, diciamo, l'istituzione attraverso il Corpo Forestale. Oggi è gestita dal reparto Carabinieri Biodiversità dell'Aquila.
E poi ci sono 25 specie che diciamo erano, abbiamo inserito, che non avevamo, non abbiamo mai, diciamo, avuto modo di osservare, però erano state censite e inserite in precedenti lavori, e quindi l'abbiamo reinserite nella checklist. Questa è un po' la struttura, diciamo, della checklist, quindi circa oltre il 40% è formata da passeriformi, il 38% da uccelli acquatici, rispecchia anche quello che è poi l'ambiente dominante, no, del lago, circa il 10% è formata da uccelli rapaci, poi il 9% da altre specie. Per quanto riguarda diciamo gli uccelli acquatici, noi dal gennaio 2007 che svolgiamo un controllo mensile, diciamo un conteggio mensile di tutti gli acquatici, e abbiamo diciamo censito in questi anni 69 specie. Il lago di Campotosto, tra l'altro, è inserito, anzi è una delle zone più importanti per quanto riguarda il censimento degli uccelli acquatici svernanti in Abruzzo, è inserito anche tra i siti di importanza nazionale per quello che riguarda lo svernamento del Moriglione. I censimenti vengono svolti con cadenza regolare e cerchiamo di utilizzare sempre lo stesso metodo, quindi del conteggio visivo da terra di tutte quante le specie. Questo è un po' il riepilogo della fenologia di queste 69 specie acquatiche. Dal 2007 al 2019 abbiamo conteggiato oltre 716.000 specie, uccelli, scusate, non specie, di queste 69 specie, e questa è un po' la rappresentazione fenologica di questi uccelli acquatici, quindi il 41% l'abbiamo inseriti come migratrici, il 27% svernante, il 18% come accidentale, il 9% sono quelli nidificanti, circa il 5% sono quelli estivanti, quindi specie che rimangono diciamo anche il periodo estivo, ma non anche il periodo riproduttivo, ma non si riproducono. Questo è un po' l'andamento della distribuzione nel corso dell'anno, no? della presenza di questi uccelli, e come vedete, diciamo, i numeri maggiori si registrano durante la migrazione post riproduttiva, quindi diciamo già dal mese di settembre, quindi è interessato alla presenza di numeri molto considerevoli di animali. Poi il periodo di svernamento qui va un po' diciamo il dato visto con particolarità, perché essendo il bacino di Campotosto posta una quota abbastanza elevata, diciamo, considerato il lago di montagna, ci sono degli anni che la superficie del lago si gela completamente, e quindi il numero degli animali tende a diminuire. E poi, diciamo, una domanda che volevo farti, ma i numeri che si vedono qui nel grafico sono numeri di animali? Cioè sono il numero di animali, sono il numero di queste 761.000 specie, no? 716.000 specie, ma questi sono i numeri che abbiamo raccolto in questo periodo, dal 2007 al 2019. Okay. Come vedi, poi diciamo a marzo, perché lì c'è un aumento del numero di animali, perché chiaramente è interessato soprattutto dalla migrazione primaverile, quindi animali che transitano e sostano, e quindi c'è un aumento del numero di animali. Poi come scende, diciamo, la migrazione primaverile, i numeri minori si registrano durante il periodo della nidificazione, perché questo è legato anche a quello che è un po' la conformazione del lago, perché essendo un bacino per scopi di andamento del numero degli animali.
infatti si vede questo il numero maggiore il mese di marzo, che appunto, come ho detto, è interessato dalla migrazione diciamo primaverile, preriproduttiva, e poi man mano che va nascendo i numeri minori di specie, appunto come li registriamo nel periodo riproduttivo, e poi c'è una risalita nel mese di settembre con la migrazione autunnale, quindi, e poi una stabilizzazione del numero delle specie, diciamo per quello che riguarda poi il periodo dello svernamento. Questa è una foto del mese di febbraio del 2017, che il lago era completamente ricoperto di ghiaccio e di neve, e quindi in questo mese abbiamo conteggiato numeri veramente ridotti di animali, pochissimi animali, erano diciamo localizzati in piccole pozze che erano rimaste diciamo libere dal ghiaccio. E poi infatti in quel periodo erano tutti sul Tirino, sicuramente però poi il mese di marzo dello stesso anno abbiamo censito ben 2600 uccelli acquatici, quindi questo è anche una dimostrazione di quello che è poi diciamo il discorso della sosta durante il periodo della migrazione, perché come comunque si sono riproposte le condizioni, il lago ha incominciato a sciogliersi, a liberarsi dal ghiaccio e quindi a ricreare quelle che sono le zone idonee per la presenza degli uccelli, e quindi diciamo gli animali continuano cioè questo movimento, e quindi si sono rifermati. Per quanto riguarda un po' le indicazioni dell'importanza che riveste quest'area, anche sotto l'aspetto, no, della conservazione di questi uccelli acquatici, di queste 69 specie, ben il 36% è inserita nella direttiva uccelli, quindi nell'allegato 1, quindi specie di interesse comunitario. Circa il 30% sono SPEC, il 14% circa rientro nella lista rossa, e oltre il 20% è la convenzione di Bonn. Esatto. SPEC, spiegaci che significa SPEC, perché sennò per me lo SPEC può essere tipo quello il prosciutto. No, sono sempre delle indicazioni che vengono date da BirdLife International proprio per indicare quelle che sono diciamo i gradi di protezione e di conservazione di queste specie, queste indicazioni devono far riflettere su un aspetto, Christian, che la presenza di specie con questo alto grado di conservazione ci deve far riflettere sul fatto che gli uccelli che proteggiamo a Campotosto, all'interno della riserva di Campotosto, sono gli stessi uccelli che poi andranno a nidificare in altri stati, quindi diciamo che se noi proteggiamo gli uccelli a Campotosto, proteggiamo gli stessi animali che poi andranno a costituire la popolazione nidificante del nord Europa, quindi il grado di responsabilità che c'è sotto l'aspetto della conservazione è molto importante. E, le specie che diciamo che sono inserite nella direttiva uccello, nell'allegato 1, quindi quelle che godono del maggior grado di tutela in ambito europea, sono ben 22, e in questi anni, dal 2007 al 2019, diciamo abbiamo censito un complessivo di oltre 1400 animali, quindi diciamo un numero abbastanza considerevole. E la presenza di specie ittiofaghe, il lago di Campotosto, diciamo il numero di specie ittiofaghe è abbastanza elevato, e questo diciamo ci dà anche un'indicazione di quello che sono poi diciamo le risorse anche ittiche del lago, quindi sicuramente il lago offre una risorsa trofica, quindi abbastanza elevata per soddisfare poi il numero così
ampio di specie che sono quasi esclusivamente specializzate, che si nutrono quando esclusivamente di pesce. Quindi anche sotto l'aspetto, diciamo, dell'ittofauna, sicuramente il lago gode di ottima salute. Su questa cosa ci entreremo più tardi. Sì, ci entreremo più tardi, anche perché abbiamo Monica che ci ha lavorato non poco sotto questo aspetto, quindi ci potrà sicuramente dare delle delucidazioni. Io ho messo qui alcune curiosità, per esempio abbiamo alcune ricatture, alcune segnalazioni di animali che sono capitati, che avevano la possibilità di essere identificati perché avevano la presenza di marcature. In questo caso di una folaca che aveva questo anello colorato, questo animale veniva dalla Polonia, è stato inanellato a maggio in Polonia e noi l'abbiamo risegnalato ad ottobre. Questa è un'indicazione per, appunto, per comprendere anche, diciamo, che poi questo sito di svernamento, gli animali provengono appunto da varie parti d'Europa, quindi è estremamente importante avere anche queste informazioni. Poi abbiamo avuto la ricattura, una risegnalazione di un gabbiano, anche questo con anello colorato. Questo era stato inanellato in Croazia nel maggio del 2014 e per diversi anni si è fatto vedere a Campotosso. Tra l'altro questo è stato segnalato in diverse occasioni anche sulla costa Teramano, quindi probabilmente faceva la spola tra il lago, tra la montagna e il mare. Poi abbiamo avuto anche delle diverse segnalazioni di cormorani marcati con anelli di metallo, però non siamo riusciti, diciamo, a capire poi la provenienza, perché chiaramente il codice è praticamente impossibile da codificare. Abbiamo avuto anche una sterna maggiore, anch'essa inanellata, probabilmente questa è sicuramente proveniente dal nord Europa, queste sicuramente vengono inanellate sui siti di riproduzione, quindi probabilmente è stata inanellata al nido da giovani. E un altro aspetto che teniamo particolarmente, diciamo, con attenzione è la presenza di ibridi. Il numero consistente di moriglioni, considerate che siamo arrivati anche a oltre 4.000 moriglioni presenti nel lago di Campotosto, soprattutto nel periodo invernale, e l'arrivo di questo contingente così importante porta anche la presenza di diversi ibridi, soprattutto ibridi generati probabilmente da moretta tabaccata e da moriglioni. Alcuni sono anche indecifrabili, perché poi l'aspetto degli ibridi non è mai sempre così ben definito. Però abbiamo visto che, appunto, con l'aumento del contingente di moriglioni arrivano anche questi animali molto particolari. Un altro aspetto decisamente importante che riveste il lago di Campotosto è il periodo, diciamo, della muta, no? Perché gli uccelli anche durante il loro ciclo annuale hanno necessità di rinnovare il piumaggio, e soprattutto le anatre in alcuni periodi sono anche, diciamo, un po' impacciate al volo, perché il cambio del piumaggio, della muta, implica anche, diciamo, una riduzione di quelle che sono poi le attitudini al volo. E il numero abbastanza consistente di animali durante in questo periodo, diciamo, ci fa capire anche l'importanza sotto questo aspetto, perché questi animali comunque prediligono delle zone tranquille per effettuare questo delicato ciclo. Non so se da questa foto si vedono sul pelo dell'acqua tutte le varie piume che sono state liberate appunto da questa muta. Una delle cose interessanti, diciamo, tra virgolette, è sicuramente il tentativo di nidificazione del gabbiano reale. Il gabbiano reale ha iniziato, diciamo, i tentativi di nidificazione dal 2012, utilizzato sempre cavità all'interno di piante morte
lungo i bordi del lago, presente lungo i bordi del lago, e solo nel 2014 è riuscito, diciamo, sono nati due pulcini che poi successivamente sono morti. E nel 2015, un'altra covata, sono nati due pulcini e si è involato solo un giovane. In tutti gli altri anni il tentativo di nidificazione è andato sempre a vuoto. Questo probabilmente è dovuto anche a quello che è la quota del lago, quindi probabilmente le temperature, e quindi questo animale non riesce poi a portare a compimento quello che è, diciamo, lo svezzamento dei pulcini. E dal 2018 è iniziato a nidificare anche sul tetto di un edificio. Questo è il terzo anno, ma anche in questo caso comunque non riesce a, diciamo, a portare a compimento quello che è, diciamo, perché poi queste uova vengono covate a oltranza, anche oltre il limite di quelli che sono i tempi, diciamo, di schiusa delle uova, ma poi niente. Quindi probabilmente le temperature basse della notte non danno modo a che l'embrione probabilmente si sviluppa. Poi si stufano, le abbandona e vengono subito predate dalle cornacchie, eccetera. Per quanto riguarda il livello di purezza delle acque, abbiamo diciamo, il nostro addetto, quindi il merlo acquaiolo. Abbiamo due siti di nidificazione ben noti, che seguiamo, diciamo, da diversi anni. Questi sono lungo i due canali principali di immissione dell'acqua dentro al lago. Vabbè, è inutile a dirlo, l'acqua che alimenta il lago viene dai monti della Laga, quindi sono acque assolutamente, diciamo, senza nessun tipo di inquinante. Però la presenza del merlo acquaiolo, che è un bioindicatore naturale, sicuramente ci dà questa conferma. Noi monitoriamo, diciamo, da diversi anni due coppie, ma probabilmente risalendo il fiume e l'altro canale, probabilmente il numero degli animali, il numero delle coppie è anche maggiore. E tutte queste informazioni, noi come reparto Carabinieri Biodiversità dell'Aquila, che gestiamo quest'area, questa, diciamo, è la cartografia della riserva, queste informazioni cerchiamo poi di utilizzarle chiaramente per quello che è una gestione sostenibile di questo bacino. E queste zone delimitate in rosso sono quelle maggiormente interessate soprattutto dalla presenza di avifauna. Poi sono le stesse aree che hanno delle caratteristiche particolari, perché la conformazione delle sponde del lago di Campotosto, la maggior parte sono abbastanza scoscese, ripide, e non hanno, diciamo, un accostamento morbido, tranne queste aree che sono delimitate in rosso, come vi ha fatto vedere anche prima Daniela. E quindi queste poi sono le stesse aree dove anche durante, ecco, questa è una foto dove anche si creano questa specie di, non so se chiamarle risorgive, queste pozze d'acqua all'interno, diciamo, della fascia ripariale, un po' più all'interno della fascia ripariale. Credo che molte di queste sono formate anche da una sorta di effetto sifone, quindi dalla stessa acqua del lago, mentre altre ci sono dei canali di scolo, appunto, provenienti dal scioglimento delle nevi, che si formano soprattutto in primavera. Queste aree sono, diciamo, molto appetibili per gli uccelli acquatici, soprattutto durante il periodo della nidificazione, soprattutto i germani reali, ma anche le folache, ma allo stesso tempo sono importanti perché sono le uniche aree, come vedete qui nelle foto, con presenza, appunto, di questo manto erboso che
viene utilizzato soprattutto dai ciprinidi durante il periodo della frega per la deposizione delle uova. Quindi, diciamo, la delimitazione di queste aree di interesse e di pregio hanno il doppio aspetto, anche non solo per la conservazione dell'avifauna, ma anche per alcune delle specie ittiche che appunto utilizzano queste aree per la deposizione delle uova. Per quanto riguarda l'impoverimento dell'acqua in questi ultimi anni, perché molto spesso ricevo anche delle mail da persone che sono preoccupate, perché chiaramente in questi ultimi anni c'è stato un impoverimento di quelle che sono il livello dell'acqua. Il bacino di Campotolto è un bacino nato per scopi idroelettrici, è nato come impianto industriale. Il suo status, anche se ricade all'interno di un parco, ha uno status di protezione molto elevato, comunque è considerato un impianto industriale perché è stato creato appunto per quello scopo. E dopo il terremoto, l'ultimo terremoto, soprattutto quello che ha interessato la zona matrice e anche Campotosto, c'è stata una sorta di interesse maggiore per quello che riguardava sicuramente la tenuta delle dighe, eccetera. Quindi che poi questo abbassamento del livello dell'acqua è dovuto anche al fatto che sono stati dei lavori di consolidamento delle dighe, tutta una serie di lavori che chiaramente di messa in sicurezza. L'impoverimento del livello dell'acqua da quello che abbiamo visto noi non ha portato all'impoverimento di quello che è poi la presenza del numero di animali o del numero di specie nel corso di questi anni. Gli animali comunque si adattano, anzi la creazione probabilmente di alcune, con l'abbassamento del livello, si sono create anche delle zone paludose e melmose che ha favorito anche la presenza di uccelli limicoli che prima probabilmente non avevano molte zone idonee. Il livello del lago chiaramente è in costante evoluzione, in questi ultimi giorni tra l'altro è in decisa ripresa, quindi diciamo che ha ripreso quasi l'aspetto naturale. Questo è quanto. Grazie allora Eliseo per questo tuo intervento. Insomma, anche da qui sono emerse diverse cose che, se vogliamo, alcune che in qualche modo vanno a rafforzare quello che si diceva, anche che diceva Daniela nel suo intervento, in cui le sponde, ad esempio, il fatto di avere delle sponde molto, molto scoscese, ovviamente questo non va bene sia dal punto di vista della naturalità, quindi delle piante che in qualche modo possono stare su queste scarpate, ma non va bene nemmeno per gli uccelli, per la nidificazione di questi uccelli. Mentre per quanto riguarda proprio questo cambiamento del regime idrico del lago, dovuto al fatto che ci siano magari riduzione del quantitativo d'acqua e poi aumento, cioè queste oscillazioni, sicuramente forse per quanto riguarda la creazione di zone paludose, acquitrinose, sicuramente per gli uccelli acquatici è una mano santa, come abbiamo sentito anche da te. Ma sicuramente questa cosa va un po' in contrasto con quello che invece sono altre specie presenti all'interno proprio dell'acqua, che sono ad esempio i pesci. E quindi su questo, Monica, tu che cosa ci dici? Allora, intanto io vi dico che sono passata dal lago di Campotosto al lago di Como. Quindi diciamo che la mia esperienza a fauna ittica dei laghi ha subito, diciamo, dei cambiamenti. Per quanto posso fare questa osservazione, che può essere interessante, le dinamiche attoriali fra le varie categorie di interesse, quindi intorno alla gestione di un lago,
sono fondamentalmente le stesse dal lago di Campotosso fino al lago di Garda o al lago di Como. Quindi tutte quelle, diciamo, quelle posizioni a volte in contrasto, quelle difficoltà che abbiamo tanto vissuto con, insieme ad Eliseo, insieme ad altri colleghi, rapportate alla realtà del lago di Campotosto, le ritrovo incredibilmente in altre dimensioni dei grandi laghi lombardi. Quindi le difficoltà dei pescatori di... Quindi il lago di Campotosto è una palestra per tutti, per informazioni scientifiche, per gestione del territorio, e questo è stato una cosa particolare. Quindi quelle situazioni che a volte mettono in contrapposizione i pescatori di professione con i pescatori sportivi, le misure di tutela e conservazione e invece le attività legate appunto a pesca ricreativa, a pesca professionale, su dimensioni diverse, in realtà hanno lo stesso meccanismo di funzionamento. Questo è da riportare come dato. Per quanto riguarda invece il depauperamento della fauna ittica, devo dirvi, siccome appunto manco da tempo, non ho dati aggiornati, ma ho dati indiretti di pescatori di professione o pescatori sportivi che ancora, con i quali sono ancora in contatto. Certamente queste forti fluttuazioni del lago, questi periodi in cui c'è stata una carenza idrica legata appunto a abbassamento del livello per motivi di sicurezza, non ha favorito il proliferare numerico di molte specie ittiche. Quindi qui un impatto in qualche modo sicuramente c'è stato, e non so fino a che punto possa essere recuperabile con diciamo un ripristino del livello, dei livelli pregressi. Questo è un dato che magari andrà approfondito prossimamente, se finalmente il lago potrà riprendere le proprie capienze, diciamo, di acqua. Invece volevo raccontarvi un aneddoto che abbiamo un po' vissuto a Campotosto e che ha fatto scuola. Questo può essere interessante. Da pochi giorni è stato emanato dal Ministero dell'Ambiente un decreto, il decreto ministeriale 2 aprile 2020, quindi recentissimo, su criteri per la reintroduzione e il ripopolamento di specie autoctone ai sensi del DPR 357 del 97, e nello stesso modo criteri per l'introduzione di alloctoni. Il tema degli alloctoni in Italia, soprattutto per quanto concerne la fauna ittica, è molto sentito, perché è un tema che vede contrapposti interessi e di natura diciamo conservazionistica ad interessi di natura invece alieutica. E vedremo che questa situazione si sentirà pesantemente appunto in regioni come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, che hanno un'economia molto legata a pesca professionale e ad allevamento di certe specie. Quindi andrà analizzato puntualmente questo decreto, perché poi detta in allegato tutta una serie di criteri che andranno puntualmente seguiti, sia per operare una attività di reintroduzione di una autoctono, di una specie autoctona, ma soprattutto tutta una serie di indicazioni che andranno seguite nel caso si voglia introdurre un alloctono, per motivando questa introduzione con importanti motivazioni di carattere culturale, di carattere economico, e quindi questa eventuale introduzione di un alloctono andrà ampiamente supportata da relazioni scientifiche corpose che dovrà validare il Ministero dell'Ambiente per il tramite dell'ISPRA. Quindi chi vorrà operare in tal senso dovrà diciamo attivarsi con dati scientifici robusti.
perché Campotosto ha fatto storia. Una specie che in qualche modo, una specie ittica che è alloctona, è il coregone lavarello. Ma il lavarello è proprio un po' la specie simbolo di Campotosto, perché viene appunto pescato sia dai pescatori sportivi che dai pescatori di professione che poi lo commercializzano, e quindi diciamo ha una sua importanza nell'economia locale. Trattandosi però di un alloctono, nel più o meno intorno agli anni 2006-2008, considerato che il lago di Campotosto è inserito all'interno di un parco nazionale, è, come ricordava Eliseo, un sito di interesse comunitario, il Ministero scrisse al Parco Nazionale dicendo che il coregone lavarello non poteva continuare ad essere introdotto in un lago all'interno di un SIC, all'interno di un'area protetta, perché si trattava di una specie alloctona. Questo avrebbe fatto crollare un sistema, una microeconomia, avrebbe portato alla chiusura di quello che, seppur piccolo, era l'incubatoio per l'allevamento del coregone a Campotosto, e così via. E il parco operò allora, fece un'operazione appunto d'avanguardia, perché oggi chi vuole continuare ad allevare coregoni lavarelli nei laghi del nord Italia, in ottemperanza di questo decreto ministeriale appena uscito, dovrà fare una procedura per l'autorizzazione a questo tipo di introduzione e di allevamento. Cosa fece il parco? Avviò pure tutta una ricerca, un'indagine, intanto per sottolineare che se il lavarello è una specie alloctona, in qualche modo tutte le specie ittiche contenute nel lago di Campotosto sono alloctone, perché originariamente il lago stesso non c'era, quindi grazie alla presenza del lago artificiale è stata introdotta tutta una fauna ittica. Ma questo è un discorso, diciamo, collaterale, così un po' come l'avifauna di passo, certe specie di avifauna di passo. Ma quello che il parco riuscì a dimostrare, chiaramente grazie ad una ricerca scientifica apposita, è che il lavarello a Campotosto si era ben naturalizzato, perché aveva un tasso riproduttivo naturale proprio nel lago, e l'attività dell'incubatorio era a supporto ulteriore di questa, diciamo, questo tasso di riproduzione naturale del lavarello nel lago, e serviva anche per mantenere dei contingenti numerici tali da consentire anche la pressione alieutica, quindi il prelievo per la pesca professionale e il prelievo per la pesca sportiva. La relazione scientifica fu tale che il Ministero dell'Ambiente autorizzò all'epoca la prosecuzione dell'allevamento e dell'introduzione del lavarello nel lago, pur diciamo autorizzando quello che doveva essere una sorta di ciclo chiuso, perché vengono prelevati tramite spremitura dei riproduttori uova da riproduttori del lago stesso, allevate nell'incubatoio e poi rilasciate. E considerato che il lago fondamentalmente non ha emissari, e quindi non ci sarebbe stato una sorta di inquinamento di questo alloctono in altri siti, l'attività e la presenza del coregone a Campotosto fu assicurata da questo lavoro. Oggi, a più di 10 anni di distanza, questo sarà il lavoro che dovranno tentare di fare diciamo, le regioni del nord Italia, se vorranno proseguire con l'attività degli incubatoi ittici per il lavarello, che in queste regioni sono grossi incubatoi, sono attività economiche fiorenti, e se vorranno
diciamo, fare in modo che i lavarelli continuino a essere presenti come entità, diciamo, in parte in evoluzione naturale, in parte di ripopolamento nei laghi come appunto come il lago di Como, come il lago di Garda. Quindi una volta abbiamo fatto un po' storia. Benissimo, allora grazie Monica per questa, diciamo, delucidazione che ci hai fornito. Quindi questi i pesci che si trovano dentro il lago di Campotosto, in gran parte questo coregone a lavarello, che quindi la fluttuazione di questo ci sono lago, anche tante altre specie. Sì. No, dicevo, la fluttuazione di questo lago, soprattutto di quello che avviene anche, ma non solo qui a Campotosto, ma anche in altri laghi comunque artificiali, comporta in qualche modo uno squilibrio, diciamo, all'interno di questi ecosistemi dal punto di vista dell'ittiofauna o no? Allora, guarda, il lavarello sicuramente risente delle fluttuazioni, perché deposita le uova in tratti ghiaiosi di sponda, quindi se improvvisamente le uova si ritrovano scoperte, quindi non c'è acqua a sufficienza, sicuramente su questa specie l'impatto si verifica. Come dicevo, bisognerebbe vedere a distanza di tempo quanto questa prolungata riduzione della quantità di acqua abbia avuto effetti pesanti sul resto del popolamento ittico, perché appunto ci sono specie di fondo come la carpa, la tinca, ma ci sono anche predatori come il luccio. Le specie sono almeno una dozzina di specie diverse presenti nel. Addirittura era. No, no, sì, prego. Vai tu. Addirittura segnalata qualche anguilla, che poi chiaramente bisogna vedere se è stata frutto soltanto di un rilascio o di qualche forma di risalita in qualche fase vitale dall'Adriatico attraverso i fiumi provenienti dal Teramano. Dall'area del Teramano. Bene, allora ne approfitto perché c'è una domanda, a parte quella di Mauro per Eliseo, ma poi volevo farvi una domanda io a tutti e due. Quanto, ad esempio, la presenza di alcune specie ittiofaghe, come il cormorano, come in qualche modo possono interferire sulla presenza di ittica all'interno, non dico solamente di Campotosto, adesso stiamo parlando di Campotosto, ma una cosa che sento spesso parlare, soprattutto i pescatori, poi che per, all'interno dei fiumi, ad esempio sul Tirino, dicono che si fanno queste introduzioni di specie ittiche, di trota ovviamente, e dopo un po' queste trote, nonostante che non ci sia comunque bracconaggio, che no, almeno apparentemente non c'è bracconaggio, non c'è comunque un prelievo di queste trote dopo un po' non ci stanno più. E si dà la colpa di questa cosa soprattutto agli eroni e ai cormorani che nidificano là. Qualcosa del genere, esatto. Si vede a Campotosto, si è visto comunque nella vostra conoscenza? Questa cosa è possibile oppure è una, diciamo, è semplicemente una leggenda metropolitana, come non so chi vuole rispondere. Eliseo, vuoi rispondere? Aspetta Eliseo che c'ha il microfono chiuso un attimo, un attimo solo. Non lo so per quale, perché siccome c'hai un rientro te l'avevo chiuso prima io, però
Sì, il tema adesso, comunque è in... Prova. Adesso ci sei. Puoi parlare? Mi senti? Dicevo, la presenza di questi uccelli, di queste specie ittiofaghe, sicuramente questi sono animali che si nutrono di ittofauna, quindi incideranno sicuramente su quello che è, però io penso in maniera minima, perché comunque il numero di questi animali è sempre abbastanza circoscritto. Poi diciamo che queste specie poi adottano anche delle tecniche di pesca, pesca diversa. Per esempio l'airone cinerino pesca più in superficie, il cormorano riesce ad immergersi maggiormente, quindi anche la diversificazione, come lo svasso maggiore per esempio, quindi anche la diversificazione di quello che è poi le prede che vengono scelte da queste specie non incide proprio su un'unica specie. Quindi credo che però uno studio di quanto sia la pressione, diciamo, predatoria di questi animali, credo che non, ad oggi non è mai stata affrontata. Tornando al discorso che aveva detto Monica, tenevo a sottolineare l'importanza appunto di questo incubatorio che i colleghi appunto del reparto biodiversità dell'Aquila ogni anno cercano a fatica, diciamo, di portare avanti questa attività, anche perché non è semplice, perché l'impianto è alimentato dall'acqua, diciamo, che arriva dalla montagna della Laghi, quindi ha bisogno di un continuo controllo, diciamo, di quello che è l'impianto, perché poi le temperature basse tende anche comunque a gelare, quindi le campane vanno sempre controllate giornalmente. Ma l'aspetto positivo è che appunto questi avanotti che sono concepiti all'interno di queste campane, essendo l'acqua assolutamente di origine, diciamo, tra virgolette glaciale, perché è una temperatura veramente molto, molto bassa, hanno un alto livello di rusticità. Quindi questo è un aspetto importante, perché sicuramente la quantità di avanotte che poi viene rimessa all'interno del bacino ha un alto tasso di sopravvivenza. Quindi è molto importante continuare questa attività, proprio per quello che diceva Monica, perché va sicuramente ad aiutare quello che è poi l'andamento del ciclo naturale di riproduzione di queste specie. Okay, va bene. Oh, la questione cormorano invece nei laghi del nord Italia viene percepita in modo decisamente più pesante, quindi quello che tu consideri come un accenno che spesso hanno fatto per il tirino, che ricordo anch'io, in altre zone sì, non si ferma a livello di percezione, ma assume le caratteristiche quasi di problema. Sono stati fatti per questi laghi anche degli studi sul contenuto stomacale del cormorano per risalire alla dieta. È stato visto anche un po' quali specie ittiche prediligano rispetto ad altri. Nell'Italia settentrionale il cormorano, che prima insomma era in parziale rarefazione, ultimamente è in aumento numerico e rientra fra le cause di depauperamento. In effetti ci sono delle criticità, tanto che per quanto riguarda gli incubatoi ittici vengono finanziati delle reti di copertura per evitare che i cormorani vadano a pucare direttamente nei vasconi degli incubatoi, quindi in questo caso sì. Per quanto riguarda dei tratti fluviali o dei laghi, in alcune zone con autorizzazione di ISPRA sono state anche previste delle campagne di selecontrollo, ma ISPRA prima di tutto ha chiesto di fare
uno studio dei una sorta di conta numerica presso i rost, insomma i posatoi i rust, i posatoi notturni, prima quindi hanno richiesto un'attenta valutazione dell'effettiva consistenza numerica del cormorano prima di attivare una qualsiasi forma di selecontrollo. E tra l'altro ritorniamo al tema degli alloctoni, non in zone dove si ripopola trota fario e, in presenza di trota marmorata. Perché viene autorizzato il selecontrollo del cormorano? Soprattutto in quei tratti dove il cormorano può ridurre la consistenza numerica della trota marmorata, che è una specie di interesse. Diciamo, nel momento in cui operi un ripopolamento con trota fario che va ad ibridare con trota marmorata, già crei una perturbazione che non giustifica il selecontrollo del cormorano. No, infatti su questo ovviamente c'è molto dibattito, soprattutto forse non tanto lì a Campotosto, ma quanto lo vedo anche sul Tirino, visto che comunque abbiamo questa garzaia, diciamo, proprio sul Tirino, che da alcuni anni, comunque con numeri anche abbastanza importanti, di airone cenerino prevalentemente e qualcosa di cormorano, però attribuire soprattutto la diminuzione del numero di trote immesse all'interno del fiume con diciamo la predazione da parte di questi animali, anche perché, come diceva giustamente Eliseo, sono due animali che hanno comunque una selezione diversa, cioè l'airone che pesca più in superficie, il cormorano più in profondità, ma anche nella pesca da parte dell'airone, comunque sul Tirino, dove c'è questo cannello, è anche difficile per l'airone, diciamo, riuscire a pescare le trote che magari popolano tutto il fiume, perché riesce a prendere magari quelle sulle rive, ma non quelle che vanno magari a nascondersi da qualche altra parte. Quindi e il numero di cormorani mi sembra pure abbastanza contenuto, però contenuto. Questo ovviamente sono diciamo più suggestioni che dati scientifici, quindi sarebbe auspicabile magari condurre un'analisi, diciamo una ricerca mirata proprio su questo. Anzi, un invito per Eliseo soprattutto, anche se già l'avevo invitato su questa cosa. Abbiamo una domanda di Mauro sul fatto, per te Eliseo, che qual è l'uccello migratore più insolito che hai mai avuto di osservare lì a Campotosto? Ma insolito non lo so. Sorprese tante. Sorprese tante, anche è vero che tanto è vero che dico insolito non lo so, però sorprese tante, tanto è vero che ogni anno diciamo riusciamo a trovare qualche specie nuova, qualche specie che non avevamo mai contemplato prima, quindi è sempre diciamo una sorpresa. L'anno scorso per esempio abbiamo osservato per la prima volta la sterna zampe nere, nel settembre del 2018 hanno sostato per una ventina di giorni due bellissimi fenicotteri, la settimana scorsa erano presenti due bellissime spatole, durante i censimenti degli uccelli acquatici svernanti degli anni 90 addirittura abbiamo trovato le morette grigie, che è abbastanza insolita per la nostra regione, quindi non c'è una specie in particolare, ma sono tante specie. La cosa sicuramente un po' insolita è la presenza
di diverse specie di gabbiano, di gabbiani all'interno della riserva. Nel corso di questi anni ne abbiamo osservati diverse, addirittura lo scorso anno un gabbiano roseo che è stato identificato tra l'altro da diversi appassionati birdwatchers aquilani che frequentano assiduamente il lago. Quindi diciamo che è sempre una sorpresa. Quindi io in questa è un'occasione anche per invitarvi insomma da andare a fare birdwatching in quest'area. Volentieri, sperando appena c'è l'opportunità di riuscire, anzi siamo tutti, fremiamo per uscire da questo periodo e per tornare in natura ad osservare quello che ci dà, insomma, e anche gli uccelli. Un'altra domanda sempre per te, Eliseo, che per quanto riguarda il Martin Pescatore, la presenza, ci dice Paolo, immagino che l'andamento altalenante del livello delle acque non crei le condizioni di posatoie arbustivi e arborei, e vista l'espansione di questi ultimi anni e la probabilità di riqualificazione spontanea di Londra. Sempre per te, Eliseo, o per chi ha voglia di rispondere. Allora, il Martin Pescatore. Sì, allora. No, questo è un'altra. Allora, il Martin Pescatore l'abbiamo osservato, viene osservato principalmente. Ti sentiamo, Eliseo. Devo rispondere io? Sì, sì. Il Martin Pescatore? Come no? Sì, dicevo, la presenza del Martin Pescatore, il Martin Pescatore a Campotosto, il Martin Pescatore soprattutto durante il periodo della migrazione viene osservato soprattutto in primavera. Non abbiamo dati di nidificazione, però l'animale ci transita regolarmente, abbiamo diverse segnalazioni, diverse osservazioni. Oltretutto ci sono due canali di questo è un aspetto diciamo abbastanza importante. Ci sono due canali di immissione due canali di gronda importanti che mettono l'acqua appunto all'interno del bacino, che chiaramente hanno un regime di acqua abbastanza costante. In primavera chiaramente è maggiore con lo scioglimento della neve, però anche durante il resto dell'anno è abbastanza costante, e molte specie risalgono anche all'interno di questi canali, tant'è vero il Martin Pescatore è una di queste specie che viene osservata soprattutto all'interno di questo canale di immissione di gronda del lago, che probabilmente il livello dell'acqua risente in minor misura di quelle che sono le fluttuazioni, perché è abbastanza costante. Ok, e per quanto riguarda la lontra, che ci dici? Qualcosa? Vai. No, chiedevo a te. Non abbiamo segnalazione né di lontre. Attualmente la popolazione in Abruzzo, diciamo, è concentrata. Non ti sento, gridi? No, dicevo che attualmente la popolazione di lontra in Abruzzo è concentrata nel Sangro, quindi da questo punto di vista, diciamo, prima che arrivi sul lago di Campotosto, insomma, ci deve arrivare attraverso alcuni fiumi, magari risalendo la parte dei fiumi del Tavo, insomma, del Vomano, quindi è ovvio che insomma questa cosa è un evento che richiederà sicuramente molti anni di isolamento da parte dell'uomo, visto che poi gli animali stanno ricolonizzando diciamo i nostri territori. Magari se rimaniamo a casa per un altro po' di mesi è probabile che questi animali riescono a ricolonizzare anche zone attualmente non frequentate. Poi abbiamo Osvaldo invece che ci dice che
Sarebbe ora che si cominciasse a capire che le reintroduzioni per scopi venatori e alieutici creano gravi problemi alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica. Si dovrebbe cominciare a quantificare i danni causati da queste attività e imporre delle limitazioni dei divori proporzionati ai danni che queste operazioni provocano e ricadono sulla collettività. Grazie Osvaldo per la tua riflessione. Osvaldo, abbiamo avuto ospite anche nelle puntate della settimana scorsa e di qualche altra settimana fa. Quindi Monica, tu che cosa pensi di questa riflessione di Osvaldo? No, sicuramente corretta. Consideriamo il caso emblematico del cinghiale, consideriamo il caso emblematico del pesce siluro, che io molte volte dico è l'analogo del cinghiale per gli ambienti fluviali, quindi senz'altro d'accordo. Poi c'è qualche, appunto, la situazione l'esempio del lavarello è forse un esempio di altra natura. La presenza del lavarello è più antica, non è una specie predatrice, diciamo, si è equilibrato con la presenza di altre specie ormai innegabilmente nella maggior parte dei laghi, sostiene un'economia, quindi diciamo che forse si potrebbe fare una differenziazione da entità a entità, ma in effetti il decreto ministeriale va proprio in questa direzione, nel pensare e nel motivare scientificamente determinate introduzioni. Decreto che poi riguarda anche aspetti legati alla lotta biologica, contempla anche la questione della lotta biologica e dell'introduzione di insetti che servono da... appunto per interventi di lotta biologica, fino adesso mai normato in precedenza. Certo, per il settore fitosanitario era molto atteso questo decreto, perché lanci di specie che possono essere utili nella lotta biologica fino adesso non erano consentiti. Sì, sicuramente, ovviamente va valutato caso per caso, nel senso che comunque stiamo parlando oggi di campo tosse, quindi comunque un invaso che è artificiale, quindi dove comunque parlare di introduzione di specie, cioè già tutto il lago, come dicevi tu prima, è sicuramente un lago artificiale, quindi... È ovvio che il pericolo persiste. La settimana scorsa abbiamo parlato, ad esempio, anche due settimane fa, del gambero e della trota, gambero americano, certo. Con l'introduzione di alcune specie che magari portano dei patogeni che vanno ad attaccare poi le nostre specie autoctone, allora in quel caso ovviamente il danno diventa notevole, soprattutto da un punto di vista biologico. Invasivo, certo. Quindi, e di perdita della biodiversità, visto che oggi parliamo di biodiversità. Io a questo punto non ci sono più domande, insomma siamo andati anche oggi abbastanza lunghi. Io ringrazio voi che siete comunque stati nostri ospiti di questa puntata sulla biodiversità. Ringrazio te Monica che sei arrivata, insomma, da Milano a collegarti per darci il tuo contributo, soprattutto super piacere. Il contributo per la tua regione, poi per le tue terre, perché visto che sei aquilana, no? Esatto, grazie a voi.
Grazie mille, ringrazio Eliseo, per sicuramente ci rivedremo a parlare anche di qualche altro argomento, Eliseo, sulle specie di alta quota sicuramente e soprattutto sulla questione dei cambiamenti climatici, sicuramente anche con Daniela, che ringrazio perché non è la prima volta che sta qui con noi. Vi ringrazio veramente per averci dato un contributo a far conoscere la nostra regione sotto vari aspetti e quindi visto che l'Abruzzo è una regione così ricca di biodiversità, io credo che per poterla in qualche modo tutelarla bisogna anche farla conoscere. Io vi ringrazio, non so se volete concludere qualcosa voi. Salutiamo. Ok, volevo potresti ricordare che sulla tua pagina, sulla pagina del boss, sul canale YouTube, ci sono tutte le puntate. Sì, allora, intanto tutte le puntate possono essere riviste sulla pagina Facebook del boss e sul nostro canale YouTube, quindi su YouTube del boss trovate tutti i video di queste puntate, insomma, che facciamo. Mi dicevi, Eliseo, scusami che ti sentiamo a tratti un po'. No, sì, volevo invitarvi quando sarà possibile, quando ci saranno le possibilità, quando ci sarà concesso di visitare appunto questa riserva. È importante soprattutto per gli abitanti di questi due paesi, soprattutto di Macione, di Campotosto, di Poggio Cancelli, che resistono a quelle che sono state le vicissitudini del terremoto. Chi ha avuto modo di frequentare anche ultimamente questi abitati, c'è veramente molto da fare. Quindi sicuramente frequentare questi luoghi dà un'iniezione di fiducia anche a quelle che sono le popolazioni locali che appunto, come dico, resistono sul territorio e ci danno la possibilità di continuare ad andare lì e ad ammirare questi luoghi. Perfetto. Giusto. Condivido appieno il pensiero di Eliseo. Quindi speriamo che con queste, diciamo, con queste puntate che stiamo facendo sulla biodiversità, magari cresce la curiosità di andare poi direttamente nei luoghi a visitarli e quindi a godersi dal vivo, diciamo. Queste bellezze che abbiamo in Abruzzo. Io vi ringrazio tutti e vi do appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 15, e non so con che argomento, lo vedremo nel corso della settimana. Grazie e arrivederci. Ciao. Ringrazio Borghi d'Abruzzo per aver condiviso questa diretta nella loro pagina. Grazie. Ciao. A tutti, grazie a tutti voi, ciao Eliseo, ciao Daniela, ciao, ciao Monica. Ciao. Ciao. Ciao.